Bene amici di tutto Hardware Phones, oggi vediamo come attivare l'ultimo sistema operativo di Microsoft, cioè Windows 10. Questo programma che andremo a utilizzare ci permetterà anche di attivare Office, quindi per chi vuole attivato anche Office, quindi anche l'ultima versione di Office, la 2016, può anche farlo. Lascerò il link in descrizione dell'archivio da scaricare, perché è un programma di 1,29 MB, come potete vedere qui. Consiglio di disabilitare prima l'antivirus, ovviamente disattivate la protezione in tempo reale, e distaccare anche la connessione internet. Quindi staccate tutto, tutta la rete e staccate l'antivirus. A questo punto ci troviamo qui nell'archivio, lo estraiamo, facciamo tasto destro, estrai file in attivatore Windows 10. Questa è la cartella, la apriamo, clicchiamo qui e abbiamo con tasto destro questo programma esegui come amministratore. Facciamo sì. Perfetto, questa è la schermata principale, non dobbiamo fare altro che, qui l'antivirus, vabbè, ha trovato il file ma non ci interessa, e clicchiamo su Activate Windows, per chi ha Office ovviamente attiva Office. Prima però di fare questa cosa, dovete andare, io ho lasciato infatti le istruzioni, dovete copiare questo codice nel prompt dei comandi. Adesso vi faccio vedere. E questa è la versione di Windows 10 che avete. Se avete la home dovete di digitare questa riga, dovete scrivere. Se avete Pro quest'altra riga, se avete Enterprise ovviamente quest'altra. Quindi apriamo ovviamente il nostro CMD dalla barra di ricerca, facciamo tasto destro esegui come amministratore, facciamo sì. E digitiamo la cartella. Quindi io nel mio caso ho la home, quindi la seleziono, faccio CTRL C e poi CTRL V e premete invio ovviamente. Una volta fatto uscite dal prompt dei comandi e avviate questo programma. Cliccate su Activate Windows. Io ovviamente già ce l'ho attivo, quindi non mi serve. Mentre se cliccate su Activate Office, lui inizierà ad attivare la suite di Office. Vedete qua dice installazione del codice completata. Una volta dice completato, riavviate il PC e avrete il vostro Windows attivo. Spero che questa guida vi sia stata utile. Ovviamente se avete qualche problema, e che il programma magari non funziona, mi fate sapere nei commenti qua sotto. Ci vediamo al prossimo video.